E ora il teatro che a Trento per Natale farà rima con Arturo Brachetti. 4 giorni di show da stasera a domenica, tutti alle 20:30, salvo domani alle 16. Uno spettacolo solo di Legend of Quick Change, già tutto esaurito. Abbiamo con noi in studio il protagonista Arturo Brachetti, ben trovato, che era a Trento anche l'anno scorso, ma lo spettacolo poi andò solo in streaming. Che effetto le fa, che emozione le fa tornare con il pubblico? Bene, sì. Come far l'amore dal vivo dopo aver fatto l'amore su internet per 1 anno e mezzo, insomma, non è la stessa cosa, è meglio dal vivo, insomma. Trasformismo ancora una volta grande protagonista di questo show, ma al centro ci sarà anche una forte carica autobiografica e il racconto, insomma, del suo legame con l'Italia. In che senso? Sì, lo spettacolo è pieno di trasformazioni, ci sono 65 personaggi, poi disegno sulla sabbia, ombre cinesi, lotte di luci laser, veramente un complesso tecnologico incredibile e di sorprese, ma poi è molto italiano perché c'è addirittura un pezzo che si svolge in una cucina napoletana in cui c'è il cuoco, la moglie, il marito, la cameriera, il prete che arriva parlando in piemontese, insomma è un quadretto italiano che io porto tale quale in tutta Europa, perché chiaramente per tutti gli europei io sono Brachetti, l'italiano che fa quella cosa lì, come ogni italiano, perché per gli stranieri noi spesso siamo dei commedianti, dei trasformisti. E appunto l'emozione di tornare in presenza, allora a un uomo di spettacolo di grande esperienza come te, chiedo che effetto fa sentire queste voci della recrudescenza della pandemia? Beh, certo, ci fa molta paura ancora, però noi confidiamo, almeno io confido, perché io vedo quel che succede, per esempio, agli amici inglesi della West End, dove ormai l'Omicron diventa una cosa comune. Dice, un mio amico mi ha detto, almeno ognuno di noi ha 10 amici che ha il Covid Omicron, non hanno niente, non hanno febbre, non hanno niente, hanno mal di testa e basta. Quindi diventerà una specie di influenza di 5 anni fa, però ci va del tempo perché tutto ciò si capisca anche scientificamente. Per me, ovviamente, spero che i teatri rimangano aperti e che la gente con 2 o 3 vaccini, con tutte le precauzioni, possa vivere e fruire degli spettacoli. D'altronde, dicevo, con la mascherina, guardare uno spettacolo in una direzione senza parlare con il vicino è una cosa molto più sicura che andare al ristorante, tanto per dire. Grazie, grazie Arturo Brachetti. Noi ricordiamo che nei 4 giorni di show nelle sale del Teatro Sociale sarà possibile anche scoprire le tappe della carriera di Arturo Brachetti attraverso costumi indossati e alcuni pannelli che la raccontano.